Sono troppo spesso fantasmi, costretti a lavorare per pochi euro e a vivere dove capita, alla mercé dei caporali, i braccianti stranieri impiegati in agricoltura. A Siracusa un protocollo siglato in prefettura si propone di voltare pagina attraverso azioni concrete di contrasto a baraccopoli e lavoro nero. Il documento, sottoscritto da 21 sindaci del Siracusano, i direttori di INPS, Ispettorato del Lavoro, Centro per l'Impiego, oltre alle organizzazioni sindacali e quelle di categoria, assegna ad ogni attore in campo precise responsabilità. Dalla provincia di Siracusa parte un segnale forte e chiaro di legalità, di civiltà. Un protocollo innovativo che mette tutte le istituzioni insieme per scrivere una nuova pagina, per girare pagina. Previsti tra l'altro più controlli, ma anche l'attivazione di una banca dati per far incontrare domanda ed offerta e incentivi economici ai datori di lavoro per dare un alloggio ai braccianti assunti regolarmente. Ai sindaci il compito di trovare immobili pubblici o confiscati da destinare a questo scopo. Quello che contraddistingue questo protocollo è la grande concretezza. Esistono dei ruoli ben determinati, delle azioni da compiere in un tempo determinato. Un primo passo contro degrado e sfruttamento, l'inaugurazione del villaggio di Cassibile, dove prima c'erano tende e baracche, adesso ci sono casette prefabbricate, servizi e assistenza sanitaria per i braccianti stranieri regolari che ogni anno arrivano nella frazione di Siracusa per la raccolta delle patate e di altri ortaggi.